A me piacerebbe che anche l'Italia fosse protagonista, ecco, chi potrebbe dialogo? Essere un interlocutore secondo lei con Berlusconi per la sua storia sicuramente, ma il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio, chi più di Draghi ha l'autorevolezza internazionale per chiedere il cessate il fuoco? Perché io per carità posso andare dall'ambasciatore russo, come ho fatto a chiedere il cessate il fuoco, andare dall'ambasciatore cinese a chiedere una mediazione. Però non sono il Presidente del Consiglio, quindi a me piacerebbe che il nostro Presidente del Consiglio fosse in prima linea. Magari lo è e noi non lo sappiamo, però... Su Di Maio invece, diciamo, è stato criticato aspramente anche dal governo russo. Fatemi, mi sono impegnato a non fare polemiche. Fatemi tacere, dico solo che quando hai un tuo ambasciatore a Mosca che sta lavorando per il dialogo e il disarmo, dire certe cose si poteva. Vi confesso che della mia giornata e della mia nottata, visti i fusi orari, la maggior parte delle ore passano sul confine fra Ucraina, Polonia, Russia, Ungheria. Ho parlato col premier polacco, premier ungherese, oggi ho incontrato l'ambasciatore ucraino, l'ambasciatore cinese, ieri ho incontrato l'ambasciatore russo, quindi diciamo che la mia testa, il mio cuore e il mio impegno, più che alle amministrative, è a cercare di fare il possibile per fermare la guerra, per fermare le armi, per fermare le bombe. Io voglio fare qualcosa che aiuta e che risolve. Sono in contatto con diverse realtà, con alcune ho interloquito anche durante la visita al cimitero, che stanno lavorando per portare in Italia decine e decine di bambini, di malati, di vedove, di orfani. Se la mia presenza fosse utile ad aggiungerne anche solo uno di questi bimbi, lo farò. Sto interloquendo sia col premier Morawiecki che con l'ambasciatore italiano in Polonia. Se tutto è tranquillo e confermato, nei prossimi giorni ci sentiamo da là. L'obiettivo è riportare in Italia bimbi e famiglie in sicurezza. Stiamo collaborando anche da lontano. Presidente Fontana in questi minuti dovrebbe riuscire ad accogliere 10 bimbi malati di tumore che troveranno una casa all'ospedale San Matteo di Pavia. Tanti altri, tutte le parti politiche stanno facendo altrettanto. Visto che ci sono tante manifestazioni per la pace, fondamentali e importanti, se riuscissi a portare un aiuto concreto e una preghiera anche al confine di questo martoriato paese, lo farei volentieri.